Volare è un sogno, un desiderio intimo, troppo spesso rimandato ad un futuro che è quasi sempre mai. Così è nella vita di ogni giorno. Se avverti la voglia di fare un qualcosa di bello, di armonico e di estremamente estetico o psicologicamente appagante, lavoraci subito. Oggi avrà un sapore fresco, volitivo e la forza di 100 cavalli. Domani sarà solo un'altra storia. Con queste parole, come i più grandi sognatori del cielo, vi invito dunque a seguire i vostri voli nel cassetto, che se pensate con l'intensità del giusto, del bello e del vero, sono già vostri, anche se non lo sapete. Non esistono frontiere se non quelle personali o quelle della giustizia intrinseca delle cose che affronterete nell'arcaico contesto di raffinatissime leggi sottili. Buoni voli d'aquila nelle atmosfere più vicine al vostro cuore e soprattutto dolcissimi atterraggi nei giardini più verdi della vostra anima. Vincenzo Lunardi nacque a Lucca il 3 gennaio 1754. Spirito sognatore, si mostrò fin da giovane poco incline alla normalità della vita e ben presto decise di lasciare la sua città iniziando a viaggiare in Europa. Nel 1782 è già a Londra, quale segretario del principe di Caramanico, ambasciatore di Napoli. Lunardi svolgeva lì la sua carriera diplomatica e più esattamente in 5 stanze dell'ambasciata napoletana situate al numero 56 di New Bond Street. Poco più che ventenne, avvertì prestissimo il desiderio di movimentare la sua vita e nelle lunghe ore trascorse al Museo degli Inventori già sognava i cieli e il mondo di elevarsi da terra con un pallone aerostatico. Giunto il 1784, il nostro riuscì a progettare e costruire un pallone che, si racconta, fosse dipinto in 3 colori, rosso, blu ed oro. L'aerostato aveva una circonferenza di 16 metri ed era dotato di 45 corde che fissavano una navicella che Lunardi dotò di remi aerei, pensando che il loro azionare potesse influire sulla direzione di volo del pallone stesso. Già dal 1783 le Gazzette d'Europa avevano diffuso la notizia che i fratelli Montgolfier ad Annonay erano riusciti ad innalzare un aerostato e che Pilate du Rosier il 15 ottobre dello stesso anno aveva compiuto per primo un'ascensione aeronautica in Francia. Ma quelli non erano stati che effimeri successi, perché le macchine volanti non si erano elevate molto da terra e per di più avevano volato per poco tempo. Vincenzo Lunardi invece aveva avuto il merito di essere stato tra i primi a riprendere e a perfezionare lo studio per la ricerca di un gas meno pesante dell'aria, l'idrogeno. Di questo dovevano essere riempiti i palloni. E le sue sperimentazioni furono presto premiate, poiché di lì a poco, sfruttando il proprio metodo dell'effervescenza tra la limatura di ferro e lo spirito di vetriolo, il pioniere riuscì a produrre idrogeno. L'aeronauta lucchese, nel corso della sua storica ascensione del 15 settembre del 1784 su Londra, riuscì a liberarsi con il pallone. Finalmente, verso le 13, si alzò nel cielo, recando con sé nella cesta un gatto, un piccione ed un cane.
Nei pressi di North Mins, Lunardi discese, depose il gatto, che aveva molto sofferto per il freddo, per poi risalire ed atterrare a Sandon Hertfordshire, dopo un percorso complessivo di 24 miglia. Si legge in un monumento posto in terra inglese: sappiano i posteri e stupiscano che il 15 settembre 1784 Vincenzo Lunardi da Lucca in Toscana, primo viaggiatore aereo in Gran Bretagna, si innalzò dall'Artillery Ground attraverso le regioni dei venti per 2 ore e 15 minuti. Questo monumento ricorderà una grande impresa consentita dalla forza della chimica e del coraggio dell'uomo, per eterna gloria. Lunardi, dopo il suo lunghissimo volo londinese, ritornò nella capitale britannica. Lo aspettavano migliaia di persone, giornalisti, autorità e bellissime donne che ormai lo corteggiavano apertamente. Giorgio III lo ricevette a corte e, dopo avergli donato un prezioso orologio d'oro, lo nominò capitano del corpo degli artiglieri. Da allora il lucchese divenne l'italiano che nel XVIII secolo riuscì ad ottenere maggiore popolarità in Gran Bretagna, imponendo anche tendenze modistiche, quali medaglie, vassoi, piatti, ritratti o bandiere riproducenti il suo volto. Vincenzo Lunardi nel 1788 tornò a Lucca, dove fu festeggiato come un moderno divo d'oggi, ma dalla propria città, forse per un sabotaggio, non riuscì a decollare. Dopo aver compiuto 12 straordinari voli nelle isole britanniche, battendo tutti i primati dell'epoca, in Italia le sue esibizioni aeronautiche ebbero minore fortuna, quasi sempre per cause non dipendenti dalla sua volontà. Si spostò successivamente a Napoli, dove Re Ferdinando IV lo accolse con grandi onori, tanto che il 13 settembre 1789 mostrò il suo ardore nella sua prima ascensione aerostatica del regno, missando poi il successo riportato a Napoli in un adrenalinico volo su Palermo il 31 luglio 1790. Dopo un ultimo successo italiano, il 24 agosto 1791, ancora a Napoli, su invito dei reali spagnoli, parenti stretti dei reali napoletani, si trasferì quindi in Spagna, dove effettuò davanti a regnanti e ad una folla impressionante 3 trionfali decolli a 3.000 metri a Madrid. E quindi nel 1794 in Portogallo, a Lisbona, primo uomo a volare anche nelle nazioni iberiche. Dopo, purtroppo, non tornò più nella sua adorata Lucca. Ritornò però in Spagna, dove compì l'ultimo volo il 5 novembre 1802 a Barcellona. Vincenzo Lunardi non rivide più le sue mura e la città toscana, che pur avendogli dato i natali lo aveva clamorosamente dimenticato. La sua vita ed origini sono state per lungo tempo avvolte nel mistero, ma finalmente rivelate oggi, grazie all'impegno personale di un giornalista anch'esso lucchese e parimenti appassionato di volo. Il mio impegno per la rivalutazione della figura di Vincenzo Lunardi, un lucchese puro sangue che purtroppo nella sua città non è stato mai fino ad oggi valutato e che finalmente ultimamente ha ricevuto una doverosa commemorazione, si può dire sia nato negli anni 80 e probabilmente è il frutto di due componenti. Il piacere che ho sempre provato nel vivere a contatto con
il mondo dell'avventura, avendo io praticato il paracadutismo, avendo anche introdotto la disciplina del parapendio sempre negli anni 80 in Lucchesia, avendo volato il deltaplano a motore, fu incaricato di svolgere questo servizio per conto di un regista della RAI, semplicemente perché svolgo la professione di giornalista e anche da qualche tempo quella di scrittore di libri. E in quell'occasione entrai in contatto col capitano Enzo Cisaro, che è uno dei più importanti ed esperti piloti aerostatici italiani e mondiali, una persona al quale sono legato da una carissima amicizia e che fra l'altro ha partecipato a quasi tutte le edizioni del campionato del mondo di volo in pallone a gas. In quell'occasione il capitano Enzo Cisaro mi disse, quasi sospirandolo: ma tu vieni da Lucca, la città dove è nato il pioniere del volo Vincenzo Lunardi. Io onestamente non avevo mai sentito parlare di questa figura, e dopo che appunto il capitano Enzo Cisaro mi spiegò chi fosse, decisi allora di approfondire la tematica, e diciamo da allora iniziò il percorso di rivalutazione della figura storica di Lunardi. Deciso di approfondire la conoscenza di questa appassionante figura, eroica per certi aspetti lucchese, l'occasione mi giunse il 7 luglio del 1984, quando in occasione del bicentenario del primo volo aerostatico di Vincenzo Lunardi mi trovai a eseguire un volo proprio assieme al capitano Enzo Cisaro, e con me nella scesa c'era anche la contessa Maria Fede Capruni, titolare del Museo Storico Aeronautico di Trento. L'esperienza, inutile dirlo, fu un'esperienza incredibile, perché era la prima volta che io partivo con un mezzo del genere, un grandissimo aerostato, dopo aver letto tutto quello che c'era da leggere sulla figura di Vincenzo Lunardi. Capì subito che la prima cosa da fare per cercare di far conoscere ai lucchesi la figura storica ed epica dell'aeronauta era sicuramente quella di portare una disciplina sportiva nuova in Lucchesia, l'aerostatica. Posso dire che l'aerostatica si divide in due branche: ci sono i palloni a gas con idrogeno e elio, o altrimenti ci sono le cosiddette mongolfiere. Le mongolfiere hanno dei bruciatori che bruciano del gas propano e sicuramente fanno più rumore, voglio dire, che i palloni a gas, che invece permettono di volare nel modo più silenzioso possibile. Fino a quel periodo non si parlava assolutamente di Vincenzo Lunardi, era una figura totalmente sconosciuta, c'era soltanto una strada intestata in un luogo totalmente lontano dai luoghi riconducibili all'esperienza di vita lunardiana, e quindi semplicemente pensai che la prima cosa da fare fosse quella di organizzare una grande kermesse di mongolfiere, creare un trofeo aerostatico. Mi mise a lavorare proprio con la direzione tecnica del capitano Enzo Cisaro, riuscimi a ideare e successivamente anche ad organizzare il primo trofeo aerostatico di Capannori, una grandissima kermesse che portò migliaia di persone. Si cominciò a parlare anche di questo personaggio, perché io volli assolutamente che questo trofeo di mongolfiere fosse intestato a Lunardi, infatti venne definito il primo Memorial Lunardi. Col tempo l'impegno su Lunardi stava crescendo, e un altro evento importante fu quello di portare a Villa Mazzarosa una rara collezione aerostatica e lunardiana, quindi tantissimi cimeli di Lunardi, e fu un'occasione meravigliosa per far conoscere nel contesto e nella raffinatezza di una grande villa i documenti più importanti, che fra l'altro facevano parte di una collezione privata della famiglia Caproni di Taliedo. Curatore della mostra, il collega giornalista Marco Mairani. Mi resi conto che a Lucca non esisteva nessuna attività associativa che si occupasse di aerostatica, che era quella disciplina sportiva che mi avrebbe permesso di far conoscere meglio le gesta del nostro eroe dell'aria.
Quindi nel 2008 arrivai a costituire la prima associazione culturale di aerostatica lucchese, il Vincenzo Lunardi Ballon Club, un'associazione che raggruppava piloti, un manipolo di amici e ovviamente anche il capitano Enzo Cesaro, Marco Mairani e altre figure. Il club sarebbe stato un formidabile mezzo per promuovere non solo i voli e le giornate di volo, ma anche per realizzare conferenze, manifestazioni, proiezioni, insomma un qualcosa che ci avrebbe permesso di entrare a contatto con i lucchesi in maniera più ravvicinata nel ricordo di Lunardi. Nel corso degli anni la nostra associazione divenne punto di riferimento di tutti coloro che volevano bene o male provare l'esperienza del volo in mongolfiera, e iniziamo così anche tramite l'aiuto di tantissimi amici piloti a portare in volo delle persone e quindi a far gustare il fascino di una nuova disciplina. In lucchesia mai erano arrivati i bruciatori, mai erano arrivati involucri delle mongolfiere, e quindi il settore era totalmente sconosciuto. La disciplina del volo in mongolfiera, evocativa delle gesta di Lunardi, divenne molto popolare, per cui decidemmo di realizzare il primo volo sulle Alpi, che un nostro pilota associato realizzò con maestria. E poi un magnifico volo dall'ovale dell'anfiteatro storico di Lucca. Ci furono circa 3.000 persone e fu un'esperienza sensazionale, perché i turisti che erano allora presenti in quell'estate nelle viuzze della Lucchesia e sulle mura poterono ammirare questo evento. Iniziamo così a realizzare dei bellissimi cortometraggi che grazie a internet e a YouTube cercammo di diffondere, quali mezzi importantissimi per far conoscere la disciplina e anche il tentativo di valorizzazione lunardiana che era in corso a Lucca. Nel frattempo fui contattato da due televisioni, la televisione indiana e successivamente la televisione giapponese. Ricordo che si parlava di uno share di ascolto di oltre 5 milioni di telespettatori, e portiamo queste due importanti troupe in volo su Lucca. E fra l'altro pochi mesi dopo avevamo anche la bellissima sorpresa di vedere il nostro club che era stato riportato su un libro che era uscito chiaramente in Giappone. Ma l'aerostatica, se si va a vedere, a parte il discorso di Lunardi, si può dire che sia sempre stata di casa a Lucca. Mi ricordo che sempre nel 2010 fui contattato dal comune di Camaiore semplicemente per rievocare una manifestazione di volo vincolato a cavallo fra mare e monti, una bellissima iniziativa che nel 1910 portò a realizzare una splendida teleferica che univa la Versilia alle Alpi Apuane. Il 15 settembre del 2010 realizzammo un altro importantissimo evento esattamente sul Prato del Marchese, laddove Lunardi realizzava i suoi primi esperimenti di volo. In questa occasione era presente Marco Mairani, scrittore e giornalista, fra l'altro autore dell'unica biografia storica sull'aeronauta Lunardi, e venne presentato un bellissimo testo, I palloni volanti. Per l'occasione ricordo che realizzammo anche un volo vincolato aperto alla cittadinanza, che permise a centinaia di persone, anche a bambini, di salire sulla mongolfiera per poter ammirare la bellezza della città di Lucca, così come l'avrebbe voluta vedere Lunardi, perché purtroppo Lunardi compì grandissimi voli in tutto il mondo, ma non riuscì assolutamente a sollevarsi dalla propria città nei cieli. Alla manifestazione partecipò anche l'associazione Cutto Children, che raccolse delle somme di denaro da inviarsi all'ospedale Mayer. Successivamente fummo invitati dal Panathon Lucchese per relazionare sull'attività del nostro club e ovviamente anche sulla vita di Lunardi. Partecipò all'incontro il collega giornalista Marco Mairani, ovviamente io come presidente del Ballon Club, che fece una relazione sull'attività svolta dalla nostra associazione sportiva. Fino a quel momento non esisteva nessuna biografia ufficiale su Vincenzo Lunardi, e questa occasione, la riunione del Panathon Club Lucchese, fece incontrare Angelo Frati con lo scrittore, collega giornalista Marco Mairani,
E da qui nacque una bellissima collaborazione, poi estesa anche alla dottoressa Mandoli Dall'An, che permise non solo di arrivare a scoprire le origini del cittadino Vincenzo Lunardi, ma addirittura a identificare la casa, cioè l'immobile dove materialmente era vissuto l'eroe dei cieli. Per riassumere la ricerca su Vincenzo Lunardi bisogna partire da una conviviale del Panatron Club di Lucca, dove era presente Marco Mairani. Da lì nacque una sua provocazione a noi lucchesi, dicendo che non avevamo ricercato a sufficienza sulle origini di Vincenzo Lunardi. A me dette un po' noia questo, perciò da lì iniziai subito per cercare di scoprire quali erano le origini, da dove veniva, quali erano i genitori. Come prima indicazione partii dalle parrocchie della Garfagnana, in particolare San Pellegrino in Alpe, Sillico, Pieve Fosciana, Chiozza, dove mi veniva riferito che provenisse. Tutto falso. Da lì naturalmente non sapevo più dove andare a battere la testa, così interessai la professoressa qui presente Rita Mandoli, che anche lei si mise a ricercare negli archivi della curia delle parrocchie a Lucca. Individuò l'atto di battesimo che certificava che era battezzato in città, in centro. Però niente di più, non avevamo in mano per documenti per andare avanti e scoprire successivamente le notizie che oggi per fortuna abbiamo recuperato. E da lì una pensata, come si suol dire, una notte che non riuscivo a dormire, e dissi: ma visto che la ricerca proprio sta andando a vuoto, e in considerazione che già in questa ricerca si erano tuffati tipo il Benedetto Croce, il Conte Sardi e altri moltissimi storici, tutti con esito negativo, la pensata del giorno fu proprio quella di, mi venne in mente che nel Settecento il nipote normalmente riportava il nome di battesimo del nonno. E allora mi misi in ricerca prima della nascita di Vincenzo Lunardi. E una bella sera mi sono imbattuto in un rogito del 1717, intestato proprio a Vincenzo Lunardi nonno. Ecco, e da quel giorno in poi il nodo è stato sciolto. E grazie proprio alla professoressa Rita Mandoli, che si è addentrata negli archivi della curia e delle parrocchie, da lì sono usciti tutti i successivi documenti e oggi abbiamo la conoscenza totale di questo personaggio. Col libro di Marco Mairani si sigilla quello che è stata una grande esperienza di ricerca, non solo da parte dell'autore, ma dalla parte di due persone che a Lucca si sono impegnate per fare una vera e propria opera di archeologia demografica. Parlare di Lunardi vuol dire parlare di persona molto nota, perché Lunardi lo conoscono tutti, è stato il pioniere del volo col pallone, però nessuno era mai arrivato a determinare con esattezza quello che doveva essere le origini del Lunardi. Si brancolava nel buio, se ne davano attribuzioni diverse, località diverse, origini diverse, finché un bel giorno, per la tenacia di un signore, un certo Angelo Frati, che poi noi conosceremo personalmente, siamo arrivati a indagare nelle vetuste carte degli archivi arcivescovile lucchese quello che era l'atto di battesimo steso di pugno da parte del battezziere nella chiesa di San Frediano. Quanto fu analizzato nel convegno I giorni della scienza, curato dal dottor Glauco Starpaghetti dell'associazione Il Vallisneriano. Finalmente l'amministrazione comunale di Lucca ha provveduto a mettere una bellissima targa che ricorda la figura del Vincenzo Lunardi, con un bellissimo bassorilievo
e che chiaramente riporta non solo comune, la parola Comune di Lucca, ma addirittura Ballon Club, la nostra associazione. Anche il Comune di Monte Carlo di Lucca ha recentemente ospitato una specifica mostra. La mostra non è caso, è stata ospitata nella fortezza di Monte Carlo, attualmente di proprietà dei signori Pardocchi, in quanto questi sono discendenti diretti della madre dell'illustre aeronauta. Dopo questo avvenimento è da segnalare anche una simpatica iniziativa che abbiamo organizzato assieme al Rotary Club Piana di Lucca e Monte Carlo, grazie alla conoscenza con Paola Girolami ci venne richiesto di realizzare una giornata aerostatica durante un convegno regionale, e in quell'occasione tutte le persone che volevano, tutti i cittadini, hanno potuto realizzare un volo vincolato, un volo che li ha portati sulle mura di Lucca, esattamente dai prati circostanti il principale monumento cittadino. Colgo l'occasione per ringraziare il Rotary Club Monte Carlo Piana di Lucca per l'attenzione e la sensibilità dimostrata verso la nostra associazione, anche per lo sforzo sostenuto per la valorizzazione della figura di Vincenzo Lunardi. Ci auspichiamo che questo cortometraggio che il nostro Rotary Club ha sponsorizzato, volto all'analisi storica, diciamo, di questo personaggio molto famoso, possa essere d'aiuto anche ai nostri studenti e alle nostre scuole per la divulgazione di un pezzo della nostra storia nel mondo. Questo è il primo cortometraggio su Vincenzo Lunardi. Ringrazio l'associazione culturale Vincenzo Lunardi Ballon Club di Lucca e Massimo Raffanti, suo fondatore, che dal 1984 ha iniziato la ricerca sull'aeronauta. Ringrazio Daniele Raffanti e Stefania Della Pietà per le foto, il montaggio e le riprese. E ricordo che il Rotary Monte Carlo Piana di Lucca, il nostro club, ha già collaborato in passato con questa associazione culturale per la giornata della polio. A questo punto sollecito le autorità, le istituzioni, tutta la città di Lucca affinché venga sponsorizzata questa associazione culturale e affinché possa essere riportata in Italia la salma di Vincenzo Lunardi. Sollecito anche di realizzare un polo aerostatico che consenta di portare turisticamente, di far partire turisticamente queste mongolfiere dal prato del Marchese, che era la zona da cui lo stesso Vincenzo Lunardi faceva partire queste mongolfiere. E questo consente di pubblicizzare, di evidenziare l'unica associazione, che è questa appunto, questa associazione culturale, che è un'associazione di volo, un'associazione che potrebbe dare grande prestigio alla nostra città. Ci auguriamo che questo progetto possa andare avanti anche in considerazione della notorietà del personaggio in Europa e dell'interesse che c'è anche da parte dell'Inghilterra. Sarà fatto un volo da Londra con gli aerostati e c'è stato anche un carteggio col Principe Carlo tramite la segreteria del Principe Carlo con l'associazione Ballon Club. Altra importante iniziativa sarebbe la realizzazione di una piccola struttura museale che potesse raccogliere veramente tutto quello che è importante e esistente sulla figura di Lunardi. Oltre alle cose proposte, vedrei anche molto bene la realizzazione di un palio dell'aria da svolgersi attorno ai prati delle mura di Lucca. Qui dei gruppi di mongolfiere attorno alla città di Lucca potrebbero concorrere in una bellissima gara di caccia alla volpe, attribuendo ad ogni contrada lucchese un gruppo di mongolfiere, e ovviamente con i piloti abbigliati con gli abiti del Settecento come tempi di Lunardi. Nel 2013 ho avvertito forte il desiderio di riassumere in una pubblicazione, in un libro, tutti questi 20 anni di impegno. Volare in mongolfiera spero possa rappresentare un ulteriore contributo per la conoscenza di un personaggio a me molto caro e sicuramente caro anche alla città di Lucca, che gli ha dato i natali, ricordandosi che questo era veramente l'uomo che parlava al cielo.